Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra lettura di oggi che inizia come sempre con le energie generali che poi prosegue con l'amore, con il sacro maschile e con il sacro femminile e io nel frattempo spero che voi vi siate svegliati bene, allegri, rilassati, senza problemi, a cuna matata, comunque andrà sarà un successo, qualunque cosa accada va bene mi scivola. L'atteggiamento migliore su questo pianeta, ragazzi, l'atteggiamento migliore è quello di indossare un impermeabile giallo sul quale scivola tutto. Tranne le cose belle, ovviamente... Eccola qui, me la sono chiamata la carta delle cose belle, l'ho chiamata ed è arrivata. Ma vediamo un po' che cosa c'è. Ok, 7 di coppe, 5 di, co 5 di denari e uh, 10 di denari. Molto interessante. <ride> ok, 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 Guarda, mettiamole insieme, dai, mettiamole insieme, vediamo un po' cosa accade. Co co quale altre informazioni ci danno insieme queste carte? Ehm, abbiamo un po' di paura di qualcosa, eh sì, abbiamo paura di qualcosa, siamo un po' intimoriti, abbiamo voglia, forse qualcuno addirittura nei casi peggiori. Eh no, non adesso. Scusami, tesoro, ti richiamo dopo. Nei casi peggiori abbiamo voglia di scappare, proprio voglia di fuggire da qualcosa che ci fa paura, voglia di allontanarci da qualcosa. È solo che siamo un po' confusi, in effetti non sappiamo esattamente che pesci prendere, non sappiamo cosa fare. Abbiamo più opzioni, non solo due. Se, se ci pensiamo bene, ragazzi, se ci pensate bene, le opzioni sono più di due. Eh, le possibili azioni da compiere o i possibili modi per fare o gestire le cose. E eh, bisogna scegliere, bisogna scegliere quello migliore. Il fatto è però che con questo 5 di denari sembra che la scelta sia ah, allontanarsi da un qualcosa per andare verso altro e non da soli, ma accompagnati, cioè tutto questo lo stiamo vivendo insieme a qualcun altro. Ovvio che queste energie possono riguardare casa, lavoro, famiglia, amicizie, parenti, progetti, amore, qualunque cosa, però ecco, noi ci stiamo spostando, stiamo scappando da qualcuno o da qualcosa, insieme a qualcun altro stiamo andando e camminando verso una situazione che sembra migliore. In realtà sembra molto migliore, devo dire, cioè sembra veramente proprio carina carina, simpatica. Sì, ci sta, ci sta. Sembra che ci sembra che spostandoci da Abi, le cose si mettono a posto. E in effetti potrebbe anche essere, perché no, ci sta. Potrebbe proprio essere. Forse qualcuno ci dà magari il suggerimento di andare in quella direzione. O forse siamo noi che spingiamo questo qualcuno e gli diciamo dai andiamo lì, facciamo così. Sì, sì, e infine con il 10 di denari. E eh, infine con i 10 denari in effetti arriviamo proprio al punto giusto. Arriviamo ad una condizione ottimale, ma cavolo, però! Litigando con qualcuno? Allontanandoci davvero da qualcuno che comunque non è contento poi della nostra azione, del nostro gesto? Uh, ecco il, una cosa deve essere chiara. Questo che sta accadendo, che potrebbe manifestarsi oggi o in generale in questi giorni, ci porterà a stare bene, ci porterà al 10 di denari, che è una carta fantastica perché quando siamo in un 10 di denari stiamo alla grande. Abbiamo davvero tutto quello che ci serve, sia materialmente, sia uh, emotivamente. Uh, si sta proprio bene. Ci si sente protetti, ci si sente al sicuro con le persone giuste, accompagnati appunto dalle persone giuste o dalle giuste situazioni. Però sembra che per poter appunto passare da A a B rinunceremo a qualcosa e il, la rinuncia sarà nei confronti, secondo me, di una situazione che coinvolge una persona. E questa persona potrebbe proprio non rimanerci benissimo, potrebbe anche. Potrebbe non rimanerci benissimo. O si offende o si arrabbia o comunque c'è magari una litigata, una discussione o un non volerne parlare più, un giocattolo che si rompe. Insomma, eh, sappiate cosa, mh, sapere dove andate e sapere cosa perdete. Quello, com'è che si dice? Qual è il detto? Sai quello che lasci ma non sai quello che trovi. Ecco, io vi posso dire, voi sì, voi sapete quello che lasciate ma se avete il dubbio su quello che trovate, sappiate che non è poi così male, anzi, forse a volte è proprio rinunciare alle persone, rinunciare alle situazioni Uh, è un ostacolo perché poi in fondo più o meno tutti abbiamo delle ferite che si possono essere riconducibili a ferite da abbandono o a ferite da rifiuto. Ed ecco che quando dobbiamo allontanarci da qualcosa o da qualcuno si attivano di solito una di queste due ferite, o quella da abbandono o quella da rifiuto, che non sono semplici da gestire perché ci creano delle grosse difficoltà quando siamo noi ad essere abbandonati, mentre ci, uh, ci creano. Altrettante difficoltà quando siamo noi a dover lasciare andare qualcosa perché abbiamo la paura di questo sganciarci, di questo lasciare andare. Se non addirittura, in alcune persone, per esempio, faccio un esempio: in alcune persone, queste due ferite fanno in modo che io mollo te prima che tu molli me, così poi io non soffro. Ecco, eh, situazioni del genere sono molto comuni. Ora in questo caso qualcuno verrà qualcuno si sentirà abbandonato o rifiutato probabilmente e non sarà piacevole però io vi posso dire che la condizione nella quale arriverete dopo è ottimale va bene quindi bisogna superare la paura e bisogna correre il rischio poi se quella situazione o quella persona fosse come dire adatta a far parte della nostra vita non andrebbe via noi quando è che perdiamo qualcosa o cambiamo contesto? Quando cambia la nostra vibrazione? Quando cambia quello che noi a livello energetico emaniamo ed emettiamo nell'universo uh, esteriore? Attraendo, e questa è legge d'attrazione, attraendo cose e situazioni diverse rispetto a quelle che attiravamo con una frequenza diversa. Quindi bisogna anche essere consapevoli di questo, più noi cambiamo, più noi ci evolviamo, più noi miglioriamo, più quello che attiriamo è adatto alla nostra nuova frequenza e vibrazione e quindi dobbiamo anche accettare che certe cose si allontanino. Se quelle cose invece sono destinate a rimanere nella nostra vita perché sono ancora compatibili con la nostra nuova frequenza e quindi con il nostro nuovo modo di essere. Rimangono, possono allontanarsi per un po', ma in quello spazio di tempo in cui si allontanano, anche loro fanno un cambiamento per ritornare ad essere compatibili con noi. È come quando abbiamo un, un, in una relazione ci si lascia e poi, ci, e poi si torna insieme. O si torna insieme perché nessuno dei due ha davvero cambiato niente e quindi si riproducono gli stessi meccanismi. Oppure, se uno dei due è veramente cambiato e ci si allontana proprio perché si è creata questa differenza e non si può più stare insieme, l'unico modo che ha l'altra persona per tornare da noi è cambiare a sua volta. Quindi. Ecco, spero di essere stata chiara su questi meccanismi, che comunque sono chiarissimi, ragazzi, se eh, seguite il corso di psicologia karmica ed energetica. Questi meccanismi diventeranno per voi chiarissimi e soprattutto approfondirete tanti temi super interessanti. Adesso però andiamo a vedere invece cosa accade più nello specifico in amore con il nostro sacro maschile e il nostro sacro femminile. Vediamo quindi che cosa hanno da dirci le nostre carte se queste carte non parlano di amore perché non siete innamorati parleranno comunque di relazioni parleranno dell'ambito, delle relazioni quindi di qualsiasi tipo ok sono già cadute delle carte 5 vabbè io le tengo non so perché ma ho la sensazione di doverle tenere 1, 2 e 3 5 per il maschile di solito non ne tengo mai così tante però oggi le teniamo e vediamo un po' che cosa hanno da dirci. Dunque, eh, qui c'è un, un maschile che si nasconde nell'ombra e poi viene fuori. Allora, ragazzi, qua il maschile è un po' stressato: un po' stressato perché mh, deve agire, deve fare qualcosa, deve offrire qualcosa, deve fare un gesto, anche un piccolo gesto. Ma purtroppo, purtroppo. Eh, Piccole cose a volte creano conflitti, nonostante vengano fatte con le buone intenzioni. Piccole cose creano conflitti e qui c'è un femminile che sa benissimo cosa vuole, un femminile che sa benissimo che stando lì dove sta bene ed è un femminile che non si fa trascinare dal maschile. E forse potrebbe anche rifiutare il gesto del maschile, dipende, perché vedo dell'incertezza, vedo che il maschile compie un gesto, il femminile ci pensa un po' e potrebbe anche rifiutare o non rispondere subito. E comunque per il femminile le cose vanno alla grande lo stesso, anche rifiutando questo gesto. Che potrebbe essere una proposta, un invito, dipende ovviamente se siete in coppia, o se siete single, state flirtando con qualcuno, dipende dalla situazione nella quale vi trovate. Però ecco, il, il maschile lo, lo faceva con buone intenzioni. Purtroppo un rifiuto o una non risposta o una risposta parziale riporta il maschile all'ovile. Fatto anche la rima? Sì. Riporta il maschile all'ovile e lo lascia un po' in attesa, nuovamente in attesa. Il femminile nel frattempo mm, sceglie la libertà, <ride> questa è l'immagine: sceglie la libertà perché, perché questo femminile sta alla grande, sta veramente alla grande. Cioè, questo è un femminile che sta creando o ha creato per se stesso o per se stessa, perché vi ricordo che. Anche un uomo può canalizzare un'energia femminile, così come una donna può canalizzare maggiormente un'energia maschile. Questo lo saprete solamente voi. Se avete voglia, ovviamente ci raccontate nei commenti qual è la vostra situazione, ma in linea di massima sono due energie che ciascuno può canalizzare indipendentemente dal sesso o dalla sessualità. Quello che si vede comunque è un'energia femminile che è Madonna, il proprio ritratto della libertà, della, del benessere, il benessere inteso come... Autonomia, indipendenza, star bene con se stessi, abbondanza, abbondanza. Proprio è un femminile che se la crea l'abbondanza per sé, e che quindi è ovvio che quando riceve una proposta deve valer la pena, se no dice no, grazie, sto già bene così. È... Chiaro. Vediamo però adesso prendiamo le ultime carte e vediamo un po' qual è il consiglio per vivere al meglio queste energie di oggi. E ragazzi, se volete contattarmi per una consulenza privata o per un pacchetto che comprenda life coaching, analisi karmica delle vite passate, trovate quasi tutto sul sito internet. Oppure mi iscrivete un messaggino Whatsapp per prenotare direttamente con me. Cosa vi dico però? Se siete qui la prima volta, vi dico che le uniche due cose che non potete prenotare dal sito internet sono pulizia energetica e sessione di tarocchi da 50 euro, mentre invece la sessione di tarocchi da 90 euro e tutti i pacchetti li potete prenotare dal sito, così come potete direttamente iscrivervi in accademia a qualunque livello dal sito. Oppure anche lì parlate prima con me o con i miei collaboratori. Regina di spade, sei di coppe. Allora, qual è il consiglio? Il consiglio è quello di essere chiari, ma allo stesso tempo molto carini, molto dolci, molto comprensivi. Qui si tratta davvero di essere comprensivi come lo si potrebbe essere con un bambino. È chiaro che noi quando parliamo con un bambino non parliamo come parleremo con un adulto, perché il bambino ha delle limitate capacità di comprensione, pur essendo molto spesso più intelligente dell'adulto, perché il, i bambini per certi aspetti sono più pronti a imparare delle cose, molto più pronti e più aperti a imparare delle cose rispetto agli adulti, e non è detto appunto che siano anche più intelligenti in un certo senso. Uh, però ecco, con i bambini bisogna essere molto dolci, poco aggressivi, bisogna essere comprensivi, mettersi, bisogna mettersi a livello del bambino per parlare in modo efficace e farsi capire. È un po' questo. Dovete adattare la conversazione, la comunicazione alla persona che avete di fronte o alla situazione che state vivendo, quindi non siate troppo duri nell'esprimervi, fate le cose. Um, Fate le cose con dolcezza, con calma, con serenità, tanto quello che dovete dire lo dite comunque, però almeno ditelo bene. E ad ogni modo, ragazzi, se volete sapere come dirlo, ci sentiamo privatamente perché, comunque, io. Ah, tra l'altro, mi viene spesso chiesto con che tempistiche io vi offro la consulenza. In realtà, ragazzi, se avete urgenza, scrivete un messaggio WhatsApp e ve la faccio il prima possibile perché se prenotate dal sito internet. Dovete aspettare almeno 24 ore dal momento della prenotazione, quindi se avete urgenze scrivetemi un WhatsApp al numero che trovate nel box in descrizione. E con questo ragazzi, saluti, baci e abbracci a tutti, alla prossima e ciao.